sindaco finalmente è soddisfatto? Beh, sì. Sì, perché è la parte storica della città, la parte storica ottocentesca, che era difficile restaurare così bene. Sono stati bravissimi le architette, sono stati bravissimi le maestranze, i maestri del restauro in ogni particolare, queste illuminazioni che rendono ancora di più l'atmosfera, le tende che abbiamo messo identicamente a come erano nel progetto che abbiamo visto nell'archivio di Stato quando si progettò questo lavoro. Questa era la sala del Consiglio Comunale di Porto Maurizio. Ecco, direi che si è portato, come giusto sia, ad onore di chi lo costruì nel 1870, una cosa di grande pregio per la città. E poi perché fa parte di questo complesso che già allora avevano studiato. Beh, qui c'era il Comune di Porto Maurizio, gli uffici del Comune di Porto Maurizio e quindi sotto il teatro. Noi abbiamo pensato di adeguarlo ai tempi, perché il Comune ha una sua sede diversa e allora bisognava cercare di inserire ciò che è utile e compatibile con la struttura teatrale. Qui da una parte la lirica, gli amici della lirica che hanno una tradizione antica, importante in città e quindi anche con tutti questi reperti della storia del teatro di Imperia e anche la possibilità di diventare sala musica per i nostri cittadini, quindi questo contratto con gli amici della lirica vuol dire questo. Dall'altro lato, come avete visto già arredato e sistemato, quelli che saranno gli uffici che guideranno l'attività teatrale, perché l'attività teatrale sarà complessa. Ci sarà il teatro, ma ci sarà la danza, ci sarà la musica, ci sarà il cinema e quindi è necessario che ci sia una struttura ad hoc dedicata alla gestione di questa fabbrica e vogliamo che sia anche un luogo dove si impara, quindi sia anche una scuola e la scuola sarà gestita per attirare giovani a questo mondo della musica che è importante, quello della danza. E allora abbiamo restaurato e arredato due luoghi, due appartamenti ricavati in modo moderno, con i loro bagni, con le loro attrezzature complete, in modo che si possano fare degli stage di musica o di danza, ospitandoli nel luogo dove loro operano. In buona sostanza diventa un po' il centro recuperato di un mondo di cultura con la C maiuscola, non del culturame di cui tante volte si parla. Ecco, da un primo sopralluogo fatto oggi, insomma, si capisce perché è costato più di 4 milioni di euro la ristrutturazione del teatro. Secondo lei è troppo o non è troppo? Credo che se è costato 4 milioni qualcosa di più, significa che è giusto, perché si paga quello che si fa. Si paga la qualità del prodotto, si paga e si vede il risultato. Il costo è, da quello che colgo di massima, è inferiore alla resa che c'è. Mi dicono i tecnici che sono stati sempre fatti contratti molto parsimoniosi, ma sempre tenendo presente che ci vuole qualità nelle cose che si fanno nella nostra città. Ogni cosa che si fa, dal marciapiede al teatro, deve essere all'altezza del futuro e di grande qualità. Questa è la direttiva del sindaco ai suoi collaboratori.